Che è venuta da Bologna qui con noi per presentare il suo libro Il Comune di Bologna e Re Enzo. Io in 5 minuti introdurrò il tema, il libro, l'argomento, il contesto e poi lascerò la parola alla professoressa Rosi Monaco. Alla fine del suo intervento ci sarà spazio per tutte le domande e le curiosità che vorrete soddisfare al termine. Per me è un particolare piacere oggi perché oltre a presentare questo libro interessantissimo, è anche il primo appuntamento di una nuova proposta di Italia Medievale che si intitola Medioevo quante storie. È un contenitore che proporrà nel corso dell'anno fino all'estate prossima saggi e romanzi storici alternati per presentare la storia sotto tanti punti di vista. Perché Medioevo quante storie e perché oggi? Medioevo quante storie nasce a Roma per i 130 anni dell'Istituto Storico del Medioevo a cui noi di Italia Medievale abbiamo collaborato e nasce proprio per presentare un confronto tra la verità e la ricerca storica e la finzione letteraria, come si influenzano tra di loro, come si fanno a volte lo sgambetto tra di loro, come invece collaborano tra di loro, un rapporto a volte conflittuale, a volte reciprocamente proficuo. In quell'occasione all'Istituto Storico Italiano per i suoi 130 anni, parliamo del maggio scorso, la professoressa Francesca Rosi Monaco ha aperto insieme al professor Francesconi le conclusioni, quindi diciamo che è un po' un passaggio di consegne di questa staffetta a questo tema di storie vere o raccontate che noi abbiamo voluto portare avanti, a cui abbiamo voluto dare un seguito. E adesso parliamo di Enzo. Chi è questo Enzo? Io vi do qualche spunto, poi vi svilupperà la professoressa. Innanzitutto non si chiamava Enzo, ma nessuno si ricorda il suo vero nome. Dopodiché è diventato re di Sardegna, ben prima di Savoia, sposando l'erede del giudicato di Torre Sgallura, ma sull'isola c'è stato forse un anno, forse. Poi per 10 anni ha combattuto per suo padre, che forse lo conoscete di più, Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero re di Sicilia. Per 10 anni ha combattuto per lui, anche con discreti successi, e in tutto il nord Italia, isole comprese, anche dalle parti di Schettino, giusto per capirci, però poi alla fine, quando è stato preso prigioniero, è stato completamente dimenticato perché nel testamento Federico II non ne parla. È vero che non era un figlio legittimo, era un figlio naturale, però insomma, 10 anni di battaglia, poteva un attimo ricordarsi. Dopodiché è stato scomunicato 3 volte con la nota en passant e per finire ha avuto come padre dei meriti letterari perché ha promosso anche la traduzione di trattati, anche lui della falconeria dall'arabo al francese, dei trattati che parlavano della sua passione, la passione che condivideva con il padre, tanto che veniva chiamato Falconello, Falco di Svevia, suo padre, lui il Falconello. Però cosa succede? Viene ricordato soprattutto associato a una secchia, quindi cioè, la secchia rapita del poema eroico-comico di Tassoni, io me lo ricordo, ce lo facevano studiare, poi avevo letto una riduzione più divertente, più in prosa invece che in versi, era più leggera. Quindi questo è soltanto per introdurre quello che possono essere i punti interrogativi su questo personaggio vissuto nella prima metà del 200. Perché Enzo a Bologna? Perché portarlo a Milano? Beh, noi abbiamo voluto seguire una specie di autostrada Milano-Bologna, non è che l'abbiamo creata noi, abbiamo solo recuperato qualche filo perché Milano e Bologna in quel periodo sono due tra le più importanti e ricche città della fazione antiimperiale guelfa, nelle leghe lombarde che si sono succedute contrapponendosi prima a Federico Barbarossa e poi a suo nipote Federico II. Entrambe sostanzialmente in questi anni di lotta contro l'impero erano compatte al loro interno, appena finito il pericolo imperiale svevo hanno
cominciato a scannarsi tra di loro, tra Guelfi e Ghibellini. A Milano ovviamente i Toriani e i Visconti sapete chi ha vinto alla fine, e a Bologna il Geremei, i Guelfi e i Lambertazzi Ghibellini. Entrambe le città, sia Milano che Bologna, hanno catturato Enzo in battaglia. Ovviamente una delle due, ma lo scoprirete poi, l'ha tenuto un po' più dell'altra. Bologna addirittura, qualche decennio dopo, arrivò a legarsi allo Stato di Milano, perché dopo che scoppiarono appunto questi conflitti tra Guelfi e Ghibellini bolognesi, e dopo soprattutto la sconfitta di Zarbolino nel 1325, che è la battaglia, la famosa battaglia della Secchia Rapita, 50 anni dopo la morte di Renzo, così poi metteremo un po' a fuoco il mito e la realtà, Bologna fu presa dal vicario del Papa, dal vicario papale, che Papa in quel momento era da Avignone, parliamo del 1320, che è Bertrando del Poggetto, italianizzazione di Bertrand du Poggetto. Grazie mille, buonasera a tutti. Permettetemi di ringraziare Italia Medievale di avermi invitato qui ad aprire il ciclo Quante Storie, e ringrazio anche Giuseppe Bianchi per questa introduzione che ha messo dei punti importanti che mi toglie anche dall'impiccio di dovermi giustificare troppo. Anche se, parentesi, noi a Bologna la Secchia Rapita non la studiamo. Perché appunto a causa delle nostre rivalità con i modenesi non apprezziamo di essere stati messi un po' alla berlina. E la presenza anche di un libro su Enzo qui secondo me si lega ai temi trattati a Roma e a questo ciclo di lezioni, Quante Storie, questo ciclo di incontri, perché pone anche l'accento su quello che è il potere del racconto storico. Cioè quello che a me interessava nel libro, che infatti ha come sottotitolo la affermazione e costruzione di un mito debole, è proprio la costruzione di una storia, che è la storia di Enzo, intesa come prodotto culturale. Perché quello a cui forse non si pensa quando si leggono certe storie e si viene catturati da queste storie, è che queste storie sono state create e narrate per un fine. Gli storici operano sulle fonti, e le fonti sono tracce, scusate se dico delle cose banali, però alle volte le cose banali qui servono, ed è meglio ripetere, sono tracce, per noi le fonti sono quello che sono le rovine per un archeologo. Ci sono fonti come quelle che studio io, che sono le fonti storiche, quindi i racconti storici, la storiografia medievale, quello che nel Medioevo si scriveva di storia, che sono fonti più particolari delle altre, perché appunto costruiscono la memoria comune e collettiva delle comunità a cui fanno riferimento. Questo per dire che quando Bernard Guénet, che è uno storico francese che io ho citato appunto a Roma, dice che il potere dello storico è un potere temibile, ha ragione, perché lo storico reinterpreta gli eventi, e nel Medioevo soprattutto ha anche una grande capacità di manipolarli e di reinventarli. Come dice Franco Cardini, noi lavoriamo sul probabile. Le fonti storiografiche sono ancora meno probabili e certe, perché soprattutto nel Medioevo, quando non c'erano tanti schermi e tanti blocchi e tante limitazioni, certi testi vengono scritti con uno scopo propagandistico ben preciso e definito, e quindi sono proprio alla base di una costruzione di memoria consapevole. Ecco perché l'esempio di Enzo può essere utile, spero, interessante, vi possa appassionare a prescindere dalla sua dimensione specificamente cittadina, perché è un buon esempio di costruzione di un mito che poi si rivela debole. Enzo viene catturato nel 1249, nel maggio del 1249, dai bolognesi, perché era corso ad aiutare i famosi modenesi che assieme ad altre città facevano parte dello schieramento imperiale. Perché, e anche questa è una costruzione che è stata di recente modificata, non è vero che tutti i comuni dell'Italia padana fossero contro l'imperatore cattivo perché era tedesco, anzi, e dopo magari vedremo più in dettaglio che cosa accade nel corso dell'Ottocento, perché poi ci sono collegamenti anche trasversali e diacronici, quando appunto il Risorgimento italiano si appropria di certi miti medievali e poi però deve fare i conti con
alcuni dati delle fonti che quelli sì non si possono evitare. Nel 1245, per esempio, Enzo era già stato catturato una volta dai milanesi e rinchiuso presso il castello del campanile di Gorgonzola, però era stato liberato proprio dietro corresponsione di un riscatto e dietro la promessa che non avrebbe più cercato di attaccare Milano, promessa un po' da marinaio, se mi perdonate questa licenza. Comunque, i bolognesi però decidono di trattenerlo, liberano tutti progressivamente, ma Renzo no. Renzo no perché? Perché Renzo è il simbolo della forza superiore del comune rispetto a quella imperiale. Enzo diventa un prigioniero feticcio, perciò viene rinchiuso nel palazzo comunale, in un'ala del palazzo comunale che poi è diventato palazzo Renzo, che era stata costruita pochi anni prima per custodire le macchine da guerra del comune, e viene trattenuto lì fino alla morte, che sarà nel marzo del 1272. Quindi dal 1249 al 1272. Abbiamo una serie di riferimenti negli statuti rispetto alla sua custodia. Naturalmente si tratta di una prigionia dorata, possiamo definirla, perché sappiamo dalle fonti, in questo caso le fonti sono abbastanza probabili, che egli era solito intrattenersi con nobili bolognesi come Pietro degli Asinelli, che poté pagare la traduzione in francese di un trattato di falconeria arabo e che molto probabilmente commissionò la fattura di un codice che è conservato nella biblioteca universitaria a Bologna, che riporta De arte venandi cum avibus, che è un trattato di falconeria scritto da Federico II. Sappiamo dal suo testamento che ebbe tre figlie, tutte successive, tutte della cui nascita è successiva alla prigionia. Sappiamo che aveva il suo sarto, il suo calzolaio, i suoi medici, i suoi libri, tra l'altro tutto a spese del comune, perché esiste una norma statutaria del 1262 che ci dice che da quel momento in poi la prigionia di Enzo era a spese del comune di Bologna. Faccio questa notazione perché a volte noi pensiamo a queste cose molto superiori, spirituali, la prigionia, ma c'era anche proprio un problema di mantenimento del prigioniero che, essendo Enzo un'eccezione, viene assunto dal comune, appunto. Enzo è il figlio del nemico per eccellenza, Enzo però dopo 25 anni viene sepolto come un re. E questo è il nucleo fondamentale della rilettura, perché effettivamente, vi dicevo, nel corso del 300 lentamente si dimentica la sua funzione politica, quindi egli non è più il prigioniero feticcio, ma diventa il prigioniero ospite. E le fonti, con pochi accenni, perché non è che siano fonti molto che si dilungano, però effettivamente ci sono delle spie che permettono di capire questo cambiamento, ce lo presentano come sempre più inserito nella vita bolognese, e quindi non è più il re cattivo, ma è il re ospite valorosissimo, che sì, è stato catturato, ma solo perché i bolognesi sono talmente straordinari che, insomma, probabilmente neanche Achille sarebbe riuscito, o chi per lui. Questa cosa raggiunge il suo culmine alla fine del 400, quando, appunto, poco fa Giuseppe citava il Bentivoglio, quando si diffonde la notizia di una discendenza dei Bentivoglio da Enzo e quindi dagli Hohenstaufen. Perché, raccontano le fonti, Enzo dalla finestra, mirava dalla finestra di Palazzo Renzo in Piazza Maggiore e vedeva questa fanciulla bellissima, questa contadinella Lucia di Via D'Agola, e spasimava per lei dicendo: amore mio, ben ti voglio. Allora uno di questi nobili amicissimi di Enzo procura un incontro ai due innamorati e nacque un putto maschio e gli fu posto il nome Bentivoglio, da cui deriva la straordinaria progenie dei signori di Bologna. Ora vedete il cambiamento di segno: re prigioniero ma ospite, re progenitore, è un cambiamento totale, attuato attraverso una costruzione che è un racconto storico orientato. Ecco il potere degli storici. Poi naturalmente a noi questa sembra una grande ingenuità e tutti abbiamo un po' riso forse sentendo questa cosa, ma non è questo il punto. La cosa importante è il meccanismo, la costruzione memoriale che ci fa credere che il nostro ricordo sia vero, quando in realtà il nostro ricordo è qualcosa che viene selezionato attraverso processi culturali che includono ed escludono, e le cose escluse sono importanti in realtà come quelle incluse. Enzo, progenitore. I signori di Bologna derivano dagli Svevi, poi in realtà appunto non è che questa tradizione abbia trovato
un successo strepitoso, però è importante perché segna anche una fine rispetto a questa elaborazione della figura di Ecce. Qui che io parlo di mito debole, perché questa trasposizione totale ha poi impedito che nei momenti successivi, che nelle cadenze cronologiche successive, Enzo potesse essere riutilizzato quando si trattava di costruire una nuova memoria. Per esempio, ci arriveremo fra pochissimo, appunto, durante, subito dopo l'Unità d'Italia. Quindi dal mito di Enzo, nelle sue canzoni di Renzio, che sono un poema incompleto, che Pascoli scrive tra l'altro cercando di riprodurre il bolognese medievale, quindi sono, non sono leggibilissime, ma sono in realtà molto belle. Soprattutto Enzo diventa il simbolo di una concezione della storia che è quella pascoliana, che non è più quella, come dire, trionfalistica, ma anche illusa nella bontà del fatto che ci possono essere battute di arresto, ma che la storia proceda sempre per il meglio che poteva avere Carducci. La dimensione di Pascoli è più tormentata, è più esistenziale, più sofferente, è la dimensione dell'uomo vinto, lo chiama il vinto di Fossalta, appunto Enzo, che soccombe sotto la fatica della vita, sotto una vita della quale non si capisce in realtà né il fine, e rispetto alla quale ci si sente in balia di un fatto che può essere buono ma può essere anche cattivo. Allora, questa dimensione molto appunto intimista, molto anche esistenziale di Enzo viene recuperata da Pascoli, che in una delle canzoni, nella canzone dell'Olifante, immagina proprio che Enzo dalla finestra del palazzo senta un giullare che canta la sconfitta di Rolando a Roncisvalle, o comunque la morte di Rolando a Roncisvalle, e nello stesso momento il fratellastro Manfredi viene battuto a Benevento da Carlo d'Angiò, e quindi c'è il sovrapporsi dei piani, per cui Enzo è lì che soffre orribilmente sentendo Carlo Magno e la chanson de Roland, e pensa al padre, pensa al fratello, e soffre in maniera indicibile proprio questo mistero della vita, per la quale l'unica cosa positiva che ci può essere è poi il rifugio nel fanciullino, il rifugio nell'affetto tra gli uomini e nella dimensione libera della natura. E questo per quanto riguarda Pascoli. Ecco, Carducci no, Carducci non usa mai Enzo neanche nelle sue più belle poesie medievaleggianti. Io confesso qui che a me certe poesie di Carducci piacciono molto, e quindi però effettivamente Enzo non trova spazio. Abbiamo una lettera che è attribuita alla cancelleria federiciana, in cui Federico esige dai bolognesi arroganti la liberazione di Enzo. Lettera a cui risponde la città di Bologna. Anche qui c'è una tradizione mitica cresciuta intorno, perché la lettera è attribuita a Rolandino dei Passaggeri, che è fondatore dell'Ars anche in Europa, e che in quel momento poi a Bologna, nella seconda metà del 200, gestiva di fatto il comune e controllava il comune. In questa lettera Rolandino risponde che i bolognesi non hanno nessuna intenzione di liberare Enzo, e che dice: noi bolognesi lo teniamo, lo abbiamo tenuto e lo terremo. Queste parole molto forti. Federico II non fa più niente.